come si fa a importare il database. Prima di tutto creiamo il database, per cui vado su database e creo il database azienda. Quindi scriviamo azienda in questa casella di testo e poi crea. A questo punto in alto dovreste avere server 127.0.0.1 e poi database azienda. Adesso si può andare a cliccare su importa. Importa. Molto, ci siamo? Molto semplicemente cliccate su scegli file, andate nella cartella condivisa, doppio clic su azienda.sql, poi sotto al fondo esegui. Adesso è un po' complicato capire come è organizzato questo database. Volendo uno potrebbe andare qua in più e vedere designer. Con designer si fa vedere un po' come sono organizzate, però vedete che è un macello. Io ce l'ho l'immagine, ve la porto poi. Vedete qualcosa di abbastanza vicino, non è la stessa cosa, ma è vicino a quella che è la rappresentazione URL. Vedete? Nome dell'entità, della tabella, gli attributi. Questi invece che vedete qua sotto sono le chiavi esterne, ma avremo occasione di parlarne. Queste invece sono le chiavi primarie, dove vedete questa lampadina, questa chiave. A me sembra una lampadina, ma è una chiave gialla. Allora, per chi non se lo ricordasse, lo ricordo io, ve lo ridico, ogni tabella all'interno di un database ha una chiave primaria, che è quel campo che permette di identificare in modo univoco le varie righe della tabella. Vado in struttura, qua ci sono tutte le tabelle del database e qua c'è la tabella customers, possiamo entrare. Entrando vediamo tutti i dati inseriti, diamo solo un'occhiata ai dati, abbiamo un customer number che, aspettate, guardiamo la struttura. La struttura ci dice che abbiamo un customer number che è la chiave primaria, un customer name, nome del cliente, customer il cliente, un contact last name, quindi il cognome della persona di contatto. Poi c'è anche il nome proprio, sempre della persona di contatto, il numero di telefono del customer. Poi address line e l'indirizzo, il primo indirizzo, poi c'è questo secondo indirizzo, la città di residenza del cliente, lo stato di residenza, il codice postale, il paese. Poi questo sales rep employee number, che è il numero dell'impiegato a cui fa riferimento questo cliente. Immagino che in questa azienda ogni impiegato abbia un certo numero di clienti da seguire e quindi questo cliente fa riferimento a quel particolare impiegato e qua c'è il numero di riferimento, il call identificativo. Questa chiave grigia sa indicare che questo è un campo che fa riferimento ad un'altra tabella, alla tabella degli employee, quindi c'è la tabella qua degli employees, e qua abbiamo gli impiegati, quindi poi possiamo vedere un esempio, questo cliente che è un'azienda, un atelier graphique, contact last name, contact first name, è il nome della persona da contattare all'interno di questa azienda cliente. E vediamo che la persona invece all'interno dell'azienda che segue questo cliente, ce l'abbiamo qua, 1370. Infatti se andiamo in employees e cerchiamo 1370, eccolo qua, è un certo Hernandez Gerard. Ok? Gerard. Ok, poi torniamo nel nostro customers. Quindi qua ci sono tutti i clienti, notiamo che ci sono alcuni campi nulli. Cosa vuol dire? Che il secondo indirizzo potrebbe essere, è opzionale, infatti potrebbe anche non esistere il secondo indirizzo.
anche lo stato, il codice postale, questo impiegato di riferimento e questo limite di credito, no? C'è anche un limite di credito che si può fare a questo cliente, sono tutti dati opzionali, quindi potrebbero anche non essere inseriti quando si crea un nuovo cliente. Ora, proviamo a scrivere una prima query in SQL, cerchiamo tutti i clienti che provengono dagli Stati Uniti. Vi ricordate come si crea questa query? Allora, apro il riquadro SQL, select all, tu non hai mai fatto SQL. Allora, questa è un'istruzione, le istruzioni SQL per fare delle ricerche di dati iniziano sempre con la parola chiave select. Poi, dopo, di nuovo questo errore di JavaScript, dopo la parola chiave select, vengono indicati gli attributi che noi vogliamo vedere di questo customer. Guarda, qua a destra ci sono tutti gli attributi. Siccome li voglio tutti, ok? Li voglio tutti, metto asterisco. Asterisco vuol dire che voglio che mi vengano restituiti tutti gli attributi. Poi, dopo questo asterisco, vado a capo io, così si vede meglio, c'è la clausola from. From mi permette di specificare qual è la tabella sulla quale sto lavorando. La tabella è la tabella customers. Poi, where mi permette di imporre una condizione. Qual è la condizione che voglio imporre io? È che il country sia uguale a USA. Allora, where uso, guardate, posso anche avvalermi in questo ambiente proprio di questo aiuto, faccio clic, doppio clic sull'attributo e me lo mette qua, where country uguale, poi tra o virgolette o apici, non ha importanza, vado a scrivere il paese, USA. Io questa query la posso anche aggiungere ai preferiti. Ce la posso memorizzare. Azienda 2021 query 1. E poi eseguo. Ok? Questo è il risultato. Vedete, mi restituisce tutte, se voi potete andare a verificare che tutte queste righe sono righe relative a dei clienti americani, USA. Eccoli qua, USA, USA, USA. Posso quindi fare una cosa analoga per andare a cercare i clienti di altre nazionalità, E se volessi sapere quanti sono, invece di fare select all, posso fare select count, poi l'asterisco va tra parentesi, e poi as, poi tra virgolette numero di clienti USA, from customers, where country, where user, ve lo ricordate? Allora, la query viene eseguita in questo modo. Poi lascia perdere la copia e ascoltami. Allora, prima di tutto viene presa la tabella che c'è dentro from. Poi, sulla tabella, con tutti i dati dentro, viene fatta una selezione sulle righe. Cioè vengono prese solo le righe che soddisfano questa condizione, ossia che country è uguale a USA. Tutte le altre righe vengono scartate. Ora, nella query precedente, a questo punto veniva subito mandato il risultato, venivano fuori tutte le righe con questa condizione verificata. Invece, mettendo il count, cosa succede? Che non mi restituisce tutte le righe, mi restituisce il numero di righe che soddisfano la condizione. Quindi se vado ad eseguire questa query, la salvo anche come azienda 2021 query 2, ecco, se la eseguo, ecco che mi restituisce il numero
di clienti USA. Vi ricordo che as serve per ridenominare la colonna dei risultati. Adesso, se la eseguo così, ottengo come colonna numero di clienti USA. Se invece tolgo via questo as, funziona lo stesso, ma mi restituirà solamente come titolo della colonna count asterisco. Invece di mettere asterisco, posso andare ad indicare le colonne che voglio visualizzare. Cioè, supponiamo che a me non interessi tanto avere tutte le informazioni, ma voglio magari il customer number, il customer name e il telefono. Allora, tolgo via questo asterisco e inizio a selezionare customer number, virgola, customer name, virgola, e poi phone. Quindi salvo questa query, così ce la ritroviamo, azienda query 3, e la eseguo. Quindi adesso intanto vedete che ci sono solo più tre colonne. Ma li posso tranquillamente togliere, perché faccio vedere, se io qua tolgo via questo apice, questi sono degli apici particolari, si chiamano, non mi ricordo mai, comunque si fa con Alt 96 mi sembra. Se li tolgo anche tutti, funziona benissimo. Naturalmente non tolgo quelli delle stringhe. Se vado ad eseguire così, vedi, funziona. Comunque li metto in automatico PHP Merlin.